Fa molta paura perché il prossimo avversario è il Catania di Maran, che tanto bene sta facendo in questo campionato. Ha parlato Andukar così. È sempre bello affrontare l'Inter, è sempre bello giocare contro giocatori della loro classe, della loro importanza. E speriamo sia una bella partita, ma soprattutto di poter vincerla. Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto, per arrivarci a essere in questa situazione in classifica, ma no, credo che nessuno si aspettava un campionato del genere. Anche se sì, pensavamo di fare bene, no? Ma non così. C'è stata una crescita graduale del Catania. Da quando sono arrivato io ci sono stati tutti gli anni, abbiamo migliorato un po', quindi c'è stata una crescita che è stata importante, ma sempre graduale. E questo impianto sportivo è un clarissimo segno di che il Catania è pronto per lottare e per giocarsi traguardi importanti. Beh, il traguardo importante se lo giocano anche Catania-Inter, viene in mente il derby tra tanti argentini, lì praticamente 8 decimi di questa partita sarà fatta di argentini. Qualcuno ha già parlato con noi, Bergessio. Esattamente, noi ne sentiamo un altro, uno che della vicenda insomma si interessa e si intende molto. Sono degli idoli per sempre, loro hanno rappresentato in una maniera spettacolare la nazionale, hanno sempre difeso la maglia della nostra nazionale con la sua forza, con le sue caratteristiche, gli hanno dato tutto, il tutto per il tutto per la nazione nostra. E poi mi dispiace non poter trovare anche Walter, a Milito e a Diego, però so che spero e gli auguro un pronto recupero, ma loro hanno dei giocatori al di là di loro due bravissimi, dobbiamo stare attenti a tutti. Volentieri ospiterebbe a tutti loro, ma una bella chiacchierata prima della partita e dopo sicuramente la faremo.